Ciao Sicily Lover, buongiorno a tutti, io sono Caterina, sono di Alcamo, sono una piccola ceramista, decoratrice più che ceramista, anche se ogni tanto lavoro l'argilla. Ho cominciato fin da piccola a manipolare l'argilla. Io praticamente ero brava a disegnare, ero brava a lavorare la pasta di legno, ero brava a lavorare la pasta di sale, la pasta di mais, l'uncinetto, dopo aver fatto la mamma per diverso tempo. E poi sul più bello mi sono ritrovata un po' così, senza figli attorno, mi annoiò fare la casalinga mamma e allora ho deciso di aprire un'attività per non far scomparire tutto quello che era artigianato in Sicilia. Una signora doveva vendere il suo forno e mi disse se volevo comprarlo. Lei era una ceramista di Alcamo che lavorava a Trapani. È stato un anno con me, mi ha insegnato le tecniche, le basi, tutto ciò che c'era da fare. Morale della favola, è finito l'uncinetto, è finito il decoupage, è finito tutto ed è rimasta solo la ceramica, della quale io mi sono innamorata. I prodotti di ceramica sono tantissimi, che molta gente magari non conosce. Ci sono pure dei prodotti arabi che sono stati importati qua, come per esempio il tagine, che è una ciotola dove i marocchini o gli arabi in generale cuociono il couscous. Dopodiché ci sono i nostri lemmi, che questi sono prettamente siciliani. Questa è la ciotola per il couscous. Questo è un lemmo più grande, dove a volte si mettevano anche le olive nei nostri generi alimentari di una volta, i piccoli generi alimentari, che io ho cercato di renderlo più siciliano possibile. La pigna, come si sa, è in Sicilia da tantissimo tempo perché è un simbolo di fortuna, di prosperità. Queste qua, come abbiamo detto, sono tutte fatte a mano e poi decorate a mano, e tutte le palline che la compongono sono applicate da un torniante che fa solo questo lavoro. E qua ci sono tutte le mie teste di Moro che ci fanno compagnia ormai da qualche anno, anche perché sono state rivalutate. Da un 3-4 anni c'è stato un ritorno alla sicilianità per nostra fortuna, grazie pure un po' alla spinta di Dolce & Gabbana. Anche loro hanno una bella storia in Sicilia, penso che molti la conoscerete. Ho anche utilizzato il terzo fuoco, ovviamente per impreziosirle, in quanto questo è un oro zecchino oppure un platino. La particolarità nostra e di tutti i decoratori è che vengono fatte a mano, interamente a mano, per cui non ci sarà mai una testa uguale all'altra, una pigna uguale all'altra, eccetera, o un prodotto artigianale uguale all'altro, che può essere un bicchiere, una tazza, un mestolo, sono tutti diversi l'uno dall'altro. È normale che, avendo un laboratorio artigianale, cerco pure di creare delle cose nuove e cerco di accontentare i clienti in maniera, cioè, con delle cose personalizzate. Anche i limoni fanno parte della nostra sicilianità, ovviamente c'è la nostra famosa conca d'oro che è piena di limoni, arance e mandarini, e quindi con questi disegni così colorati, così siciliani, speriamo di arricchire la vostra casa a tutto tondo, nelle cucine, nelle camere da letto, nei saloni, in tutto ciò che è casa, in tutto ciò che è calore di una casa, di una famiglia, perché la ceramica, comunque si voglia, è sempre più bella, più calda di qualsiasi altro prodotto, che possa essere la plastica, il vetro e tutto il resto. Caro Sicily Lover, come ho già detto, sono di Alcamo e sto realizzando il nostro castello dei conti di Modica, che si trova ad Alcamo. Però se tu sei un Sicily Lover siciliano che sei nel mondo, posso realizzare per te qualsiasi cosa che possa rappresentare il tuo paese. La tecnica è questa: prendiamo il biscotto, che sarebbe l'argilla già cotta. Lo prendiamo, lo smaltiamo, lo disegniamo e dopodiché andiamo a passare i colori. Tutti questi che voi vedete sul mio banchetto sono dei colori alimentari, per cui possiamo realizzare dei servizi di piatti, dei servizi di caffè, di tè, le brocche per il vino, i bicchieri, le tazze per il latte, tutto ciò che è utile in cucina. Noi possiamo realizzarlo perché sono prodotti che vanno messi pure in lavastoviglie, quindi non c'è nessun problema di poterli lavare a mano. Adesso siamo passati ai limoni, dopo aver passato la prima base del castello. I limoni, ovviamente, come tutti sappiamo, sono il frutto della nostra sicilianità. Allora, questo è il nostro castello dei Conti di Modica di Alcamo. E ancora questo piatto è stato finito, ma deve essere infornato a 936 gradi per essere cristallizzato. Finalmente siamo arrivati alla fine, lo poggiamo.
chiudiamo il forno. Adesso lo accendiamo, 936 gradi. Dobbiamo aspettare fino a domani pomeriggio, domani sera, per vedere cosa ne uscirà fuori. E allora, ci siamo lasciati 2 giorni fa mettendo in forno un piatto che avevate visto come avevo iniziato a decorare. Adesso lo usciamo e vediamo un po' cosa succede. Oh, è un po' caldino, però è andato tutto bene. Siamo arrivati alla fine, ai saluti. Vi avete visto il mio piatto, avete visto una parte della mia produzione, spero che vi siano piaciuti e adesso vedo l'ora di poter realizzare per voi un piatto con uno scorcio del vostro paese natale siciliano, così da portarlo sempre nel cuore vostro. Un abbraccio a tutti amici di Sicily Lover e a presto!